Ancora Santa Maria la Nova a Campania, grande festa a Campania. Abbiamo di nuovo Don Francesco Broccio. Abbiamo ascoltato prima nella Santa Messa, ricca di contenuti, la sua omelia è bella, veramente. Grazie. Don Marcello, la presenza di Don Francesco Broccio, legata a San Francesco da Paola, come mai? Da molti secoli, dal 1600, il lunedì dell'Angelo vede una grande festa a Santa Maria la Nova. Da Campania portano queste due statue, Madonna della Neve e San Francesco da Paola, che rimangono qui in questa parrocchia per 15 giorni, per 2 settimane. E quindi c'è una grande festa. E la cosa bella che ho voluto che tutto questo coincidesse sia con la venuta di Pino Sciarrino, sia con la venuta del mio grande amico Don Francesco, perché Don Francesco, numero uno, si chiama Francesco, perché la mamma di origini calabresi l'ha chiamato così in onore di San Francesco da Paola. E poi lui, che ha 3 parrocchie, una delle parrocchie è intitolata appunto a San Francesco. Quindi ho visto come un segno che il mio carissimo amico Don Francesco doveva venire adesso, in queste 2 settimane che abbiamo le statue qui. Grande santo San Francesco da Paola, un santo, il santo della provvidenza, ma il santo anche che cura i malati, della medicina, un santo essenziale, eremita, ma quante cose, quante situazioni albergano in San Francesco? La figura di San Francesco da Paolo è una figura assai cara alla devozione cristiana, in modo particolare della nostra amata terra italiana, soprattutto per noi della zona meridionale dell'Italia, perché lui nasce a Paola e vive come eremita, sceglie proprio la vita di continua penitenza, di quaresima. Ed è il santo anche dei miracoli, dei prodigi. C'è un aneddoto che dice che era un miracolo quando non faceva miracoli, perché era un santo veramente, e la cui predicazione, anche il cui esercizio dei ministeri era accompagnato proprio da quei segni straordinari della potenza di Dio che veramente fanno sì che la misericordia di Dio sia tangibile per quanti sono nella sofferenza, nel dolore. E San Francesco da Paola proprio fu un santo che ancora oggi è molto invocato per chiedere proprio miracoli, guarigioni e benedizioni. Oggi c'è molta sete di al di là, di voler toccare con mano il divino. Però nell'omelia ha fatto un'osservazione molto, ma molto acuta e interessante, il fatto della essenzialità e poi dell'obbedienza. E un sacerdote che Don Marcello conosce sicuramente, si ricorda, Don Michele Gargano, grande sacerdote, diceva che i santi più che osannati vanno pregati e imitati. Ecco, queste figure che possono dare oggi alla Chiesa rispetto a questa sete di divinità che vuole il popolo di Dio. I santi in effetti sono dei testimoni che ci aiutano a comprendere con il loro esempio di vita come si può vivere facendo la volontà di Dio. E San Francesco da Paola è uno di questi santi che ha voluto veramente fare la volontà di Dio nell'obbedienza alla Chiesa. Lui obbedisce al Romano Pontefice che lo manda per accudire e accompagnare anche nel cammino della malattia, della difficoltà, della sofferenza il re di Francia. E in questo suo peregrinare, ecco, San Francesco insegna la preghiera, insegna la carità, l'affetto, la vicinanza, la prossimità a quanti sono nel dolore e nella sofferenza. Grazie. Prego, Don Marcello. Io volevo aggiungere questo. In questi giorni abbiamo questo ritiro di spiritualità con Don Francesco Broggio e il carismatico Pino Sciarrino. Pino Sciarrino non è un prete, non è un sacerdote. San Francesco da Paola non era un prete. Quindi il Signore decide a chi dare i carismi. Io, per esempio, sono prete, dico la messa, ma non ho i carismi che c'ha Pino o Don Francesco, che è un prete come me, quindi non sono invidioso, non sono geloso di loro, benedico Dio. Quindi la cosa importante, bisogna fare discernimento, perché in giro ci sono anche falsi profeti e persone che ingannano, ma il Signore dà i doni anche a chi non è sacerdote, per l'edificazione del bene comune.